Ok, oggi è il 31 dicembre del 2010 e mia cognata Noka ha preparato la cena tipica di Capodanno in Giappone, che è composta. Questa Noka. Hi. Allora. This is soba. Ah, questi sono i soba. In Japan we eat at the end of the year. Perfect. Questi sono i soba e in Giappone si to live long life. Ah, sì? Yes. Ah. Allora, questi qua sono i soba, si mangiano all'ultimo. For live long life. Yes. Because it is long. Ah, allora i soba si mangiano all'ultimo dell'anno, è un piatto tipico dell'ultimo dell'anno, che sono come i nostri pizzoccheri e portano bene per avere una vita lunga. It's normal, everybody knows. e portano bene per avere una vita lunga perché di fatto i soba sono lunghi. Questa qua è la tradizione. E tu sei un pinguino. Ok, perfect. After, atto, quello qua, nan desu ka? Japanese traditional food with miso, do you know miso? Miso, sì, sì. And potatoes? Japanese potatoes. Arigato! Ah, itadakemasu. Wakarimasen. È un tipico piatto giapponese, con patate, forse naoshi no. I don't know. This is the soup for the sopa? Yes, soba. Yes. Ah, il soba viene preso e pucciato qua. Yes. Ah. Perfect. Do you understand? Io sto parlando mia cognata in italiano e lei capisce. Guarda, così. I bambini invece stanno mangiando gli udon. Quello qua udon. This is udon because children cannot eat soba, so. I bambini, poi ha preparato a parte gli udon per i bambini perché i bambini non possono mangiare i soba per l'allergia. Come si fa a mangiare il soba? Fammi vedere. E gli udon, cosa stai facendo tu, Maria? Fammi vedere. Posso fare rumore. Fammi vedere col soba. Dai, fammi vedere. Oltre al rumore devi far vedere anche lo spaghettino che sale, eh. Vabbè, questo cos'è? Quello qua non desu ka? Salata with tofu. Tofu? Ah, interessantissimo. È un'insalata di tofu. Ma quello qua non desu ka? Cos'è? Dressing. Sauce. Core? Sauce. And salad. And c'è un po' di zucca, una zuppettina, ma come va? Miso? Yes. Ah, c'è miso. Nier miso. Poi, this is typical Japanese wine. Questa è la nostra, abbiamo vini spagnoli, francesi e poi un cipollino in frigo. Allora, questi qua sono i soba scolati, ok? Si fanno come gli spaghetti. Ecco, per capirci, questa è la scatola dei soba. What is right here? Ah, perfect. Soba? Soba. Ah, soba. Oh, soba. Questa qua è la zuppa del soba. What there is inside? Mushroom? No, chicken. I use mushroom, chicken, long onion. Long onion? Ah, sì. Allora, c'è il porro, il pollo, e i funghi. And quello qua, long onion, finish. Fried tofu. Ah, tofu fritto. E quello qua? Un miso, normal water. Allora, vi faccio vedere come si mangiano i soba. Spende. Allora, faccio vedere quel bambino che è più esperto. Ecco, così si mangiano i soba.
altro bambino. Quanto quella spagnola questa. Io tu la stessa cosa mi dai. Allora, questa salsina qua che condisce l'insalata, che pensavo che fosse soltanto miso, c'è un sacco di roba. What there is inside? Sesame oil, soy sauce, crushed onion, crushed peanuts, Ah, peperoncino. And sugar and noccioline. But it's very complicated. Ah, and vinegar. E vinegar. So. No, questo qua è il nostro brindisi di mezzanotte. Questi sono i bicchieri, qua sono i bambini tutti già impigiamati. Siamo in Giappone e in realtà è mezzanotte e un quarto, perché qua dormivano quasi tutti. Ok, facciamo il brindisi. Dai bambini, fatevi sto goccetto. Dai, facciamo il brindisi. Cin cin, kanpai. Happy New Year! Buon anno, felice 2011! Buon anno! Dai, no, non rompere le palle ogni volta! Cosa stanno trasmettendo in Giappone a Capodanno? Un bel concerto. E tu stai facendo la nanna, di la verità. Tan, cosa ti fa la mamma? Cosa ti fa la mamma? Ti morde? Cosa che gli fai?